Italian Travel, sono sul lago di Garda ad ammirare un altro fantastico panorama. Benvenuti a Torri del Benaco. Dopo anni di abbandono, nell'inverno del 1980, un gruppo di volontari decise di dare nuova vita al castello, avviando una serie di lavori di restauro che si conclusero nel 1983, quando venne inaugurato il Museo del Castello Scaligero. Nelle sale del museo sono illustrati aspetti della cultura e della vita quotidiana degli abitanti di Torri del Benaco. Vi è una sezione dedicata all'agricoltura, con la ricostruzione di un torchio per olive portata a termine utilizzando le parti in pietra originali. Vi è inoltre un'importante sezione dedicata alla pesca, ma la maggiore attrazione è certamente la Serra di Agrumi risalente al 1760. Queste piante possono arrivare anche a 7-8 metri di altezza e pensate che in un anno una pianta può produrre fino a 3.000 limoni. Qualcuno sostiene che il castello di Torri del Benaco fu stato costruito dai Romani e la Torre Ovest ne sarebbe la prova, perché è completamente diversa dall'altra, proprio perché è costruita in un periodo differente. Secondo altri, invece, la torre fu costruita nel X secolo dal re Berengario I, che fece ricostruire completamente il castello e fece fare la torre e le mura per difenderlo dall'invasione degli Ungari. Quello che è certo è che secoli dopo i Visconti di Milano impiegarono solamente 6 giorni per distruggerlo. Il porto di Torri del Benaco è uno dei più belli di tutto il lago di Garda, con la sua particolare forma a conchiglia, il cui impianto originario risale addirittura all'epoca romana. Direttamente affacciato sul porto si trova l'antico palazzo della Gardesana, risalente al 400, che in passato ebbe diverse destinazioni. Infatti in origine era il magazzino del porto. In seguito fu sede delle riunioni del Consiglio al tempo della Repubblica di Venezia, mentre oggi è diventato un prestigioso albergo e ristorante. Meraviglioso è il colpo d'occhio sul lungo lago di Torri del Benaco visto dal porto, mentre le tranquille vie e piazze più interne sono una continua sorpresa di bellissimi scorci e angoli caratteristici. Passeggiate senza fretta e prendetevi il tempo di passare dalla Torre del Municipio, con il suo orologio che è uno dei più antichi di tutta la regione. Se poi vi viene voglia di stuzzicare o di bere qualcosa di fresco, vi basterà tornare sul lungo lago e accomodarvi in uno dei tanti locali e ristoranti affacciati direttamente sul lago.
Le spiagge principali di Torri del Benaco sono quelle di Baia Stanca e di Baia dei Pini. Entrambe si trovano poco a nord del centro storico. Sono belle spiagge di sassi molto frequentate perché l'accesso è libero e l'acqua del lago in questo tratto è molto limpida e il fondale basso, quindi adatto per far giocare i bambini in tutta sicurezza. Vi trovo alla Baia dei Pini, a Punta Cavallo. Se vi piacciono le immersioni, dovete venire qua. A 25 metri di profondità è stato posizionato un presepe subacqueo nel 1991 e successivamente a circa 40 metri di profondità ne è stato posizionato un secondo, alla fine di una falesia, una parete di roccia verticale. Ci sono anche delle piattaforme per esercitarsi, ci sono scuole di immersioni, quindi questo è il posto che fa per voi. Se invece alle immersioni preferite una passeggiata nel bosco, potete andare qui vicino all'abitato di Pai di Sopra, che è una frazione di Torri del Benaco. Ci sono le grotte La Tanella, molto belle perché ci sono stalattiti, stalagmiti, c'è anche una sorgente perenne e la potete esplorare grazie a delle visite guidate. Se vi interessa vi lascio dei link in descrizione. Nel frattempo vengo a conoscenza di un luogo interessante e poco conosciuto, a una manciata di chilometri da Torri del Benaco, e decido di contattare la proprietaria. Giardino è nato in una prima parte una quarantina d'anni fa. All'inizio la casa e i terreni circostanti erano un'azienda agricola, poi 40 anni fa i miei suoceri hanno deciso di sostituire una parte del vigneto che arrivava fino a 5 metri da casa con un giardino. Quindi prima i primi 8.000 metri, quelli più vicini alla casa, sono stati disegnati da loro, perché ci teniamo a dire che questo è un giardino di famiglia, un giardino dove non c'è mai stato il disegno di un paesaggista, la struttura del giardino è stata disegnata da noi e le piante acquistate, impiantate e seguite da noi. Quindi abbiamo un giardino con due anime, una più vecchia di 40 anni, che adesso noi chiamiamo il parco romantico perché è diventato un giardino in ombra con alberi di una certa altezza, e l'altra parte che ha delle caratteristiche diverse, per cui è stato terrazzato perché c'era una pendenza maggiore ed è stato costituito da mio marito e da me una ventina d'anni fa, ed è un giardino assolato, quello che noi chiamiamo il giardino mediterraneo. Sono state fatte da un fotografo, Gilberto Caul, che ha partecipato insieme ad altri 3 anni fa ad una mostra in Tramura che si è tenuta a Caprino per rappresentare 5 realtà dei luoghi intorno a Caprino. Gilberto ha scelto il nostro giardino ed erano le uniche foto a colori e ha scelto 5 posizioni, 5 posti particolari del giardino. Signora Biasi mi porta alla scoperta del suo magnifico giardino e mi racconta un sacco di storie interessanti sulle diverse fioriture, sulle caratteristiche del terreno, sui vari tipi di piante presenti nel giardino e sulla sua storia e gli eventi che vengono periodicamente organizzati. Ma più di tutto mi stupisce l'infinita passione e costanza che ormai da 2 generazioni li guida, prima i suoceri ed oggi la signora e il marito, nella creazione di qualcosa di unico, a cui è stata dedicata una vita intera. E forse di più.
molto bello questo posto, giardino di Casa Biasi, davvero una bella sorpresa. È anche molto accogliente la famiglia. Se avete occasione di venire a visitarlo, sicuramente non ve ne pentirete. Io vi saluto, anche per oggi abbiamo finito, questo era il video di Torri del Benaco. Mi raccomando, Italian Travel, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale per altri video. Come sempre, se avete dubbi, informazioni, qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti. Io vi lascio magari qualche informazione, qualche link utile in descrizione del video e un bel pollicione di sotto o di qua. Adesso non mi ricordo dov'è, forse di qua, se vi è piaciuta Torri del Benaco. Italian Travel, alla prossima!